L'ultimo che aveva parlato, se non sbaglio, è stato il senatore Zaffini. Riprendiamo con la senatore Emanuele Pellegrini a 5 minuti. Grazie Presidente. Non le nascondo un certo imbarazzo nel prendere la parola oggi, perché da un lato vedo che un provvedimento che la maggioranza definisce così importante non ha visto durante tutta la discussione, peraltro scarna, in commissione, non ha visto mai la presenza del ministro Lamorgese. Eppure questo è un provvedimento che tecnicamente fa capo al suo ministero. Abbiamo avuto la compagnia del viceministro Mauri, che ho seguito anche durante i lavori della Camera, e devo essere sincero, glielo dico senza nessun tipo di astio personale e senza vis polemica, non credo che sia stato in grado di dare quelle risposte adeguate alle domande che sono state fatte sia alla Camera né tantomeno qua al Senato. Nel merito del provvedimento, io voglio ricordare forse l'unica cosa che è venuta fuori dalla scarsa discussione in commissione, cioè sul fatto che questo è un provvedimento che di fatto ha una vena di incostituzionalità, e questo alla faccia di coloro che dicono che, e questo non lo dico io, lo dicono dei magistrati, quindi questo, magari questa cosa doveva essere presa in considerazione. E questo alla faccia dei richiami alla lettera del Presidente della Repubblica, che peraltro aveva fatto dei richiami ben diversi e che però erano stati fatti nell'agosto del 2019, se non erro. Però oggi si interviene con un decreto legge, con un provvedimento che tecnicamente deve far capo a un'urgenza, urgenza che di fatto non c'è, perché se è tanto urgente da andare ad agire su due momenti indicati dal Presidente della Repubblica nell'agosto del 19, evidentemente c'è qualche problema. Ma io non voglio, per entrando nel merito della discussione sul decreto, e in particolare proprio sul fatto che si è discusso se questo provvedimento sia adatto o non adatto, uno degli argomenti che è venuto fuori nella discussione era quello riguardo al fatto se all'interno di questi barchini o barconi vi fossero o meno dei potenziali terroristi che utilizzassero questi canali, questi corridoi del mare, questi traffici umani, utilizzassero per riuscire ad entrare all'interno del territorio europeo e poi dopo fare quello che purtroppo abbiamo visto in tante capitali europee. E cito una frase della senatrice De Petris che dice: ma chi stabilisce che in quelle imbarcazioni che hanno accolto e salvato delle persone, dei naufraghi, dei profughi, ci siano gli estremi per configurare un pericolo per il nostro paese? Questa era sulla dichiarazione pregiudiziale che era stata proposta anche dal gruppo del Misto, proprio in merito al fatto che tecnicamente non ci doveva essere pericolo all'interno di questi barconi, cosa che è stata smentita chiaramente. Io credo che la maggioranza dovrebbe farsi un sano esame di coscienza, un esame di coscienza perché evidentemente l'inadeguatezza dell'azione e delle persone che agiscono in questo settore è ormai evidente. D'altro canto è stato riferito anche da un membro della maggioranza, e mi riferisco in particolare dal presidente Parrini, che sempre nella discussione su sicurezza ai tempi definiva il viceministro dell'epoca, cioè l'attuale ministro degli esteri Di Maio, uno che non conta nulla. E anche qui cito lo stenografico. Ma io alla fine, posto e considerato che non ho moltissimo tempo, vorrei mettere di fronte anche alcuni membri della maggioranza rispetto a delle posizioni che sono cambiate radicalmente. Io ricordo quando qualcuno diceva che l'intervento sul sicurezza bis era stato cagionato, cito, per colpa di questa sinistra salottiera e spensierata, si è venuta a creare una situazione insostenibile.
Il vuoto pneumatico è esattamente il vuoto lasciato dalla vostra politica, il vuoto in cui l'illegalità ha prosperato, per non parlare delle vergognose, disumane condizioni in cui chi dice di avere a cuore gli immigrati li ha costretti a vivere come bestie in gabbia. Senatrice Maiorino, in merito... Grazie. Vado a terminare, Presidente, per cortesia. Prosegua, prosegua. Grazie. Che intanto stiamo verificando una cosa importante. Prosegua. Va bene, grazie. Grazie, vedo che il mio intervento non è così importante, la discussione in Parlamento evidentemente non è così importante. Ne prendo atto, ne prendo atto. Io chiudo allora a questo punto facendo un richiamo non tanto alla fantapolitica che evidentemente questa maggioranza continua a portare avanti, ma io vi chiedo una cosa, io vi chiedo rispetto non per il popolo italiano, non vi chiedo rispetto per quello, perché tanto abbiamo visto anche con queste norme che non ce l'avete, io vi chiedo rispetto per esempio per persone come Andrei, persona che ha avuto l'asilo politico ed è scappato dalla cortina di ferro, io vi chiedo di fare qualche cosa. Deve concludere il suo intervento, già più di 40 secondi oltre il termine, concluda. Visto e considerato che non ho tempo, io vi chiedo se non è colpa mia di mettervi una mano sulla coscienza. Lasciate perdere questo decreto, perché questo decreto farà più male a voi che a tutto il popolo italiano. Grazie. È iscritto a parlare.